patate lesse, 50 g di parmigiano, un uovo, prezzemolo a piacere, sale un pizzico. Poi per impanare le crocchette servirà un uovo, pan grattato e infine dell'olio per friggerle. Andiamo a vedere come si preparano. Per prima cosa schiacciate le patate. Io per comodità uso il frullatore, faccio prima, è più comodo. Una volta schiacciate le patate, possiamo aggiungere i 50 g di parmigiano, il prezzemolo e un uovo. Per fare le nostre crocchette dobbiamo prendere una cucchiaiata di impasto, buttarla nel pan grattato e fare una forma di salamino. In questo modo, facendo prima la palla e poi arrotolandola sulla mano. Sì. E così via con tutte le altre. Ora che abbiamo fatto i nostri salamini, dobbiamo impanarli di nuovo. E poi passiamo le crocchette una per volta, prima nell'uovo e successivamente nel pan grattato. E così via con tutti gli altri. Una volta finiti, non ci resta che andare a friggere. Saliamo leggermente. Quando saranno ben dorate possiamo tirarle fuori e adagiarle su un foglio di carta assorbente. Basta, cosa stai a prendere? Le patate di schiacci. Ma c'è la patata? Il macello che sto facendo. Questo qua è come non è da fatto sulla nostra cucina. Ma puliamo. Anche questo video è finito. Mi raccomando, se vi è piaciuto, condividete con i vostri amici, lasciateci un like e iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati. Da nonnetta e figlietta, la ricetta quasi perfetta. Buon appetito! Buona.